fanciulle! Oggi appunto volevo parlarvi dei miei acquisti che ho fatto da Carpisa, perché da Natale diciamo ho scoperto l'universo di Carpisa. Ovviamente era un negozio, un marchio che mi era già noto perché è da tanti anni che esiste, però negli ultimi anni si è rivoluzionato totalmente e infatti parlando con le ragazze del negozio mi hanno detto che fortunatamente negli ultimi anni hanno creato una linea più allegra, più giovanile, più colorata ed è una linea che mi piace tantissimo. Allora, parto subito perché ho veramente un po' di cose da farvi vedere. La prima, che è la più ingombrante e pesante, è una valigia. Avevo bisogno effettivamente di una valigia mia di dimensioni medie, perché io non ce l'ho, la rubavo sempre appunto ai miei. E dopo aver scoperto appunto il Tattoo Lab all'interno del punto di Carpisa, mi sono fatta fare una valigia personalizzata. In pratica il Tattoo Lab è un laboratorio dove si possono personalizzare le valigie comprate lì appunto da Carpisa, e ne avevo regalata una a Natale a Simone, al mio ragazzo. Se seguite il suo profilo Instagram avrete visto sicuramente la foto che ha postato appunto del suo regalo, con la sua valigia personalizzata, con il logo della sua attività, con il nome appunto della sua figura professionale, ed è venuta veramente molto carina. E ho pensato appunto, visto che avevo bisogno di una valigia, di comprarla anch'io da Carpisa e di personalizzarla, e quindi ve la faccio vedere. Dopo vi metterò una foto dove appunto si vedrà meglio da vicino. Adesso pesa un pochettino, non riesco a tenervela troppo sollevata, comunque l'ho presa appunto bianca e ho fatto stampare questo logo che mi rispecchia tantissimo. Infatti insieme alla ragazza, che tra l'altro saluto, ciao Marta, che è molto brava, le ho detto: guarda, vorrei fare un logo che rispecchi un pochettino le mie passioni, i miei hobby. Le ho spiegato che ho un canale YouTube dove si parla di make-up, di bellezza. Le ho detto appunto che cosa volevo magari mettere, quali elementi mettere, del bustino, di qualche prodotto di make-up, delle scarpe. Io le ho dato appunto l'idea e poi ha realizzato tutto lei, e sono contentissima perché è venuta benissimo ed è veramente carina. Quindi bellissima idea questa qua di Carpisa, di dare la possibilità alle persone di personalizzare le proprie valigie. È anche un'ottima idea a regalo. Ovviamente per quanto riguarda i prezzi vi lascio tutto nel box info, perché non mi ricordo assolutamente. E vi faccio vedere che cos'altro ho comprato. Ho comprato anche, e fa parte appunto della nuova collezione, questo accessorio che a vederlo così frontalmente sembra un portafoglio, ma non è un semplice portafoglio perché diventa anche un portacellulare. E ho deciso appunto di acquistarlo proprio perché sarei partita per il weekend a Roma e non volevo portarmi nella mia borsa troppe cose che ingombrassero, e soprattutto ogni volta che viaggio ho sempre un po' la paura, la fobia che mi possano rubare il portafoglio oppure che io possa perderlo. E quindi, non volendo portarmi tutto il portafoglio con tutti i miei documenti, con tutti i soldi, ho deciso di acquistare questo. Così ho risparmiato spazio, perché all'interno io ho messo il mio cellulare, è semplicissimo perché basta toglierlo, vedete, è fatto così di plastica, dietro c'è un elastico dove voi andate ad inserire il vostro telefono e lo potete poi usare tranquillamente anche all'interno appunto, diciamo, di questa cover, vedete, si illumina, potete parlare, potete scrivere, come se fosse una normalissima, diciamo, custodia per il telefono. Però all'interno avete anche lo spazio per inserire le vostre tessere, la patente, la tessera di Sephora, non lo so, quello che volete. E poi qui potete inserire anche della moneta oppure dei contanti. E io mi sono trovata benissimo, infatti a Roma mi sono portata solamente questo nella mia borsa, senza avere 3000 cose, in modo appunto da non averla troppo pesante. Un'altra cosa che ho comprato molto carina, che mi è servita appunto per il viaggio, è questo travel set. È questa pochette trasparente in plastica con all'interno tutti questi flaconcini da viaggio, ed è appunto un travel set indicato particolarmente per chi viaggia in aereo, perché sapete che nel bagaglio a mano non si possono mettere i liquidi, mentre con questo travel set, con tutti questi mini size, potete tranquillamente imbarcare appunto nella valigia a mano i liquidi. E io la trovo un'idea molto comoda anche per chi non viaggia appunto con l'aereo, ma anche per chi viaggia normalmente in treno o in macchina, perché all'interno di tutti appunto i flaconcini c'è anche questo qui piccolino, tipo per il collirio, non lo so,
potete andare a mettere tutti i vostri prodotti senza dover portare tutti i flaconi che ingombrano e che pesano. È una soluzione veramente fantastica. Io mi sono messa all'interno appunto di ogni flaconcino lo shampoo, mi sono messa il bagno schiuma, mi sono messa il tonico appunto per il viso, così ho tutti i miei prodotti, però li ho tutti qua insieme e non ho portato tutti i flaconi che sono giganteschi. Inoltre all'interno del set trovate appunto tutti gli adesivi con tutti i nomi dei prodotti, in modo che voi li attaccate su ogni bottiglietta e vi ricordate che cosa ci avete messo dentro, oppure non correte il rischio, non lo so, di struccarvi con lo shampoo, vedete? Perché c'è scritto foundation, hand cream, body lotion, così vi ricordate appunto tutto quello che avete messo all'interno dei vostri contenitori, ed è un'idea fantastica e poi costa veramente pochissimo, quindi secondo me è uno di quegli accessori che se non ce l'hai non ce l'hai nessuno, come dice appunto la Fede. Poi vabbè, ho comprato un lucchetto per la mia valigia, ovviamente rosa, questo però lo utilizzo principalmente quando volo e in aeroporto appunto chiudo sempre la valigia con il lucchetto, ma quando viaggio in treno non lo utilizzo quasi mai. Poi, oggi ho fatto altri due acquisti, ah no, vi faccio vedere prima un'altra cosa, ho comprato anche questa borsa qua, che ha questa forma qui, diciamo, boh, non saprei, a busta, e l'ho comprata proprio per andare a Roma, perché ha la particolarità appunto di poter essere, vabbè, utilizzata così, com'è, la potete mettere così sotto braccio, oppure la potete mettere sempre così con la tracolla, ma altrimenti si piega a busta, e io quando viaggio cerco sempre di utilizzare delle borse, ecco, che si richiudono così, in modo che nessuno possa infilare delle mani dentro se ti vuole appunto rubare qualcosa. Quindi queste borse fatte così sono molto comode, vedete, ha la tracolla, io me la metto così a tracolla, la faccio vedere, vedete, diventa poi una borsa a busta, è comodissima. Sul retro c'è una cerniera dove potete infilare tutto quello che volete, oppure la tenete anche così, c'è la cerniera che si apre e vi permette appunto di infilare comodamente la mano e di inserire tutto quello che volete, e io l'ho trovata veramente comodissima, mi ci sono trovata bene, dentro alla taschina per il cellulare, ho un'altra cernierina, comoda, 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 questa era anche in saldo, c'era anche di altri colori, rosa, azzurra, ma io vabbè, l'ho presa di questo colore, così la posso sfruttare meglio. Poi, oggi ho fatto appunto altri due acquisti, perché ogni volta che passo davanti a Carpisa non posso fare a meno di entrare, vedo sempre qualcosa di nuovo, di carino, la nuova collezione primaverile poi è stupenda, è un'esplosione di colore, quindi andate a fare un salto da Carpisa perché trovate sicuramente tante cose belle, e oggi appunto ho comprato qualcosa di nuovo. Ho comprato un portafoglio nuovo, perché il mio ormai, poverino, si sta veramente distruggendo, e l'ho comprato alla fine di tutti i colori che c'erano disponibili, avrei voluto qualche colore primaverile bello acceso, alla fine l'ho preso bianco, fatto così, guardate che carino, di questo bianco avorio con le rifiniture color oro, si apre così, non so come si chiama appunto questa apertura, e qui avete lo spazio per inserire le vostre banconote, non mi sono accorta che non ha il vano per le monete, mannaggia, e poi si apre anche proprio così, vedete? A libro, boh, non lo so, a portafoglio, e ha tutti gli spazi per inserire tutte le tessere. Io non so voi, ma sono piena di tessere, nel mio portafoglio appunto non ci stanno più, ho dovuto comprare un portatessere a parte per inserire tutte le tessere, perché ormai ogni negozio ti propina la propria carta fedeltà e quindi non ci stanno più. Ha diversi spazi, vedete, per inserire i documenti, quant'altro, e questo fiocchettino qua davanti è veramente una chicca perché è stupendo. E infine, ultima cosa che ho comprato, non ho più voce ragazze, non ce la faccio più, ho parlato talmente tanto in questo video, ho comprato questo beauty qua, di questo color rosa, ma c'era anche di altri colori, c'era azzurro mi pare, c'era anche nero, ed è un beauty che vedete ha tre aperture, che poi appunto diventano quattro, no, sono tre, una, due, tre, ha tre aperture e è veramente accessoriato tantissimo, perché in questo scomparto potete inserire i vostri gioielli, potete inserire braccialetti, gli anelli, vedete, è proprio strutturato per diventare un portagioie. Poi di qua nel mezzo potete andare invece ad inserire tutte le vostre cosine di make up, le piccole trousse, qualche pennellino, gli ombretti, insomma potete veramente trasformarlo come vi pare, anche le cernierine all'interno. È fatto veramente molto bene e di qua magari potete mettere la spazzola, insomma potete mettere quello che volete, e la figata è che all'interno in uno scomparto c'è anche lo specchietto,
Quindi è un beauty veramente completo a tutti gli effetti, manca solo appunto tutto il vostro ambaradan, tutti i vostri accessori da mettere, carinissimo, con le rifiniture appunto color oro, bello, diventa poi una borsettina e anche appunto carino da vedere. Quindi ragazze, questi sono stati i miei acquisti da Carpisa, spero che vi siano piaciuti e fatemi sapere se anche voi conoscete questo negozio, se c'è vicino a casa vostra, se vi piace appunto andare a vedere che cosa hanno, vi piace la loro linea, oppure se è la prima volta che ne sentite parlare grazie a questo video e magari appunto andrete a farci un saltino. Io vi mando un grosso bacio, se il video vi è piaciuto mettete tanti mi piace e ci vediamo al prossimo video, ciao!